Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase, nuovo team Majin Buu Saga, che con l'uscita, con l'arrivo dello Zengai Awakening di Majin Vegeta, beh, direi che ha fatto un salto di qualità. Purtroppo, ancora niente, anti-rising rush per Tien, quindi ci sarà un ulteriore salto di qualità, ma non si sa bene ancora quando. Lo aspettiamo, Toshi, lo aspettiamo in tanti. Detto ciò, raga, prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, mentre per chi fosse nuovo del canale, per chi ancora non fosse iscritto, contenuti nuovi tutti i giorni, quindi vi converrebbe caldamente farlo e attivare la campanella per non perderti manco un contenuto. E detto ciò raga, andiamo con questo secondo showcase in pochi giorni del team Majin Buu Saga. Via! Team Majin Buu Saga, la vendetta, Ultra Vegito come leader, Tien che non si becca conti fatti unicamente la Z-ability di Majin Vegeta e Majin Vegeta. Come vi anticipavo, purtroppo Tien tuttora è privo di anti-rising rush, quindi il team è ancora alquanto castrato, ma vediamo come può sinergizzare già così in versione blu-blu-yellow. Raga, tutti gli equip sono a vista, non sono il massimo, ve lo dico, tranne quelli per Majin Vegeta che sono parecchio buoni. Andiamo in PvP, vediamo quello che riusciamo a combinare. Via! Team Future più Majin Vegeta! Ok, doppio vanish. Pigliamoci sta gombettina, switchiamo su di lui. 4 strike in mano. Ok, clash. 9-3-0, non bene. Infatti, non basta. Strike, please. No, carta verde. Ok. Trasformiamoci. Nice, nice. Andiamo, magettone. Bruttini come danni su sto Vegeta Purple. Ok. Vai Vegeta, fammi vedere quello che puoi fare con sta special move. Ok. Vamonos, vamonos Tien. No, cos'è quell'HP che gli è rimasto? Bravo. Andiamo così, non andiamo assolutamente di blast, ma andiamo di doppia strike. Bueno. Ok. Va bene, broschi. Incassiamo, mamma mia, quanto male mi fai, bro. Switch, switch, switch. Ehi. Ehi, Tien. Ottimo, raga. Allontaniamoci. Ok. Bueno. Non so perché ero a zero di chi, ma va bene. E GG, ce l'abbiamo fatta raga, con un po' di sudore, ma ce l'abbiamo fatta. Prossimo. Team Macedonia pazza, raga, mai visto nulla del genere tutto insieme. Ok. Vai Tien. Nice, nice. No, 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 in un ordine sbagliato Tien. Lag onnipresente, raga.
Ok, ancora un timer count. Come puoi avere tutte ste verdi? Perché? Perché? Incassiamo e baffiamoci. Ok, prendiamoci anche questa. Bella reazione. Switchiamo. Ok, bro. Va bene, va bene. Hai il rush facile. Si gode, raga. Nice. Strike tutta la vita. Au. E andiamo anche così, non mi interessa del cover di Vegeta, facciamogli male. Ok, metà HP. Sarebbe stato bellissimo colpirlo, raga. Switchiamo. Ok. Va bene furbacchione, va bene furbacchione. Addio Tien. Questo non è bene, raga. Questo non è bene per nulla. Quante carte c'hai? Vegeta Zenkai 7 come tanki. Oh, ce l'hai fatta. Ok. Va bene, andiamo così diretti. Via. E implodi, grazie. Recuperiamoci il vanish. Pessimo, pessimo timing, Machine. Pessimo, pessimo timing. Ok. Quante carte mi puoi tirare, Vegito? Eh. 9-6-4, ok. Lasciamolo. Prima che torni Vegeta. Va bene, dopo 3 blast, 4 strike. Hai scelto blast. Era contro la matematica. Nice. Ok, ti sacrifichi Vegeta. Mi sta bene. GG, ce l'abbiamo fatta, raga. Tra un sacco di lag e un sacco di lag. Prossimo. Busaga contro Busaga più Mui, quindi non è più un Busaga praticamente. Ok. Primo cover che se ne va, mi sta bene. Ok.
Vediamo di impararci qualche timing. Ah, questa la smezziamo con Tien, grazie. Va bene. E andiamo anche di carta blu. Ok, niente switch. Se la piglia Vegito. Nice, andiamo così. Mi piacerebbe un sacco avere l'ultima sfera, raga. Ok, arriva il cover di Goku. Eccola l'ultima sfera. Eccola l'ultima sfera. Proviamo di Blast, vediamo se facciamo fuori sto cappellone. Perfetto, lo facciamo fuori. Nonostante sia vecchio, scarso ormai come personaggio, è pur sempre verde. C'ho due verdi in team, quindi meglio farlo fuori per primo. Ecco, non accorgerti del mio tap, mi raccomando, gioco. Dovremmo aver attivato i buff di Tien, infatti sì, sono tutti nuovamente full HP e buffati. Prego. Prego, bro. Proviamo di strike. Due lei qua. Niente, special move anche per te. Va bene. Va bene. 2v2. Ok. Possiamo far così a nulla recover. Nice. Ok, broski. Ok. Era un tentativo di drop, non lo so, raga. No, va bene, smezziamoci i danni. Ok, questo era abbastanza nonsense. Mi sta bene, mi piace come cosa. E direi che la possiamo chiudere così. Vai, Super Vegito! Taglialo in due. GG, prossimo match. Team anniversario. Ok, 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 ok. Va bene, Goku Super Saiyan 3. Nice. Questo è meno nice. Buttiamo dentro l'un cover e tancheggiamo un po'. Ok, ok, combo finita, mi sta bene. Via, assolutamente. Goku si fa andare il primo cover. Switchiamo su Tien. Ok. Questo ci farà male, raga. Va bene, siamo salvi. O meglio, tiene salvo, io mica tanto. Counteriamo. Nice. Andiamo di carta blu nel caso entri Goku Mui. Via. Ok. Andiamo così, belli tranquilli.
C'hai Goku pronto? Non ce l'hai! E si gode, raga! E si gode! Andi, Andy Rush! Proviamo a fargli fuori la prima vita! Ottimo, ottimo, ottimo! Ok. Oh, oh, Mageta. Quasi Mageta. Va bene, counter. Ok. Intanto i buff di Tien ci sono. Via, via, via. Vai, Magetone! Switch! E facciamolo fuori! Ok, resta solo Vegito Ultra dei tre dell'anniversario. Va bene. 987, perfetto! E abbiamo vinto, raga! Raga, reso molto meglio che con Buan, devo dire, il team, parliamone! Team Majin Buu Saga con Majin Vegeta al posto di Buan. Mi è piaciuto di più, raga, mi è piaciuto di più nel complesso. Nonostante magari possa temere certi matchup fortemente verdi o anche semplicemente Goku del quarto anniversario che parte in combo, non sai bene come fermarlo, però nel caso non si trovi contro lui o comunque girandoci un po' attorno si riesce a battere, e per il resto, raga, rende parecchio bene. Ora come ora, in realtà, molto probabilmente la versione migliore sarebbe senza Tien e mettendoci Buan, visto che Tien non fa un granché, per così dire, se non dare quei minimi buff passati 40 timer count. Poi per il resto trovo che sinergizzi un po' poco con gli altri due. Quindi tenterò una terza versione, probabilmente con Buan al posto di Tien, ma per il momento, raga, devo dire team promosso. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti, qual è la miglior versione secondo voi di questo team. Io vi mando un bacione a tutti quanti e ci vediamo presto con un prossimo video.